This is Lex Talk Show, where we talk about legal innovation and technology, vision, trends, and tools for the modern lawyer. E cari amici di Lex Talk Show, bentrovati di nuovo nel 2017 dopo un breve break natalizio. Qui Alessandro Palombo che si augura che le vostre vacanze, per chi ne ha fatte o comunque questo periodo, sia stato per voi felice, sereno e diciamo di preparazione per quest'anno che iniziamo oggi con Edoardo Bellafiore, che saluto, che è qui con me in trasmissione. Edoardo è un giornalista e un formatore, è docente in public speaking e business writing presso la scuola di formazione manageriale del consorzio ELIS, quindi un docente proprio in public speaking. Il consorzio presso cui lavora è un consorzio ben noto che ha oltre 50 anni di storia e ha formato, pensate, più di 30.000 persone. È una realtà che soprattutto sul centro Italia e per noi di Roma è più che conosciuta. Siamo felici di averti qui, Edoardo, con noi. Buongiorno e buon anno anche a te. Grazie, grazie Alessandro. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, oltre agli auguri ovviamente di buon anno e di una buona ripresa. Edoardo, io ci siamo insomma incontrati vario tempo fa, ci conosciamo ormai da un po', so che tu lavori al 100% nella formazione e hai un track record più che importante, vista anche l'età, permettimi di dirlo, in tema public speaking, comunicazione in senso più ampio e chiaramente hai diverse, come dire, carichi e ruoli. Ora, rinviando magari anche a ulteriori occasioni, quelle di per presentarti in maniera più diffusa, ci terrei invece a specificare che tra l'altro da poco tempo tu hai copubblicato un manuale proprio di public speaking, sì, giusto? Sì, sulla parte più che altro di comunicazione scritta, quindi su tutta la parte che riguarda la comunicazione scritta legata all'assertività. Quindi come essere assertivi mediante la scrittura, quindi tutto ciò che poi riguarda l'email, i report, quindi tutte le forme di comunicazione più diffuse all'interno delle organizzazioni. Ah, vedi, che diciamo sarebbe qualcosa da consigliare sicuramente a molti internauti ai tempi di oggi dei leoni da tastiera e social, però immagino che il tema lì, il target fosse un po' diverso, sì, magari sì. Lì si riferiva ai professionisti, e proprio sul discorso del professionismo e dei professionisti che parlando ci è venuto in mente per la nostra trasmissione, l'Ex Talk Show su Use Law Web Radio, di dare un contenuto ulteriore per gli avvocati che ascoltano questa radio che è giunta ormai a quasi 150.000 ascolti e ci siamo detti perché non incominciare a parlare ai colleghi anche di public speaking con una persona che ne sa e lo tratta quotidianamente, possiamo dire sui banchi di scuola, in questo caso dell'ELIS, perché? Perché in tanti anche sul web si vanno a auto-incensare come coach, mentor e via dicendo, probabilmente pochi hanno un track record magari effettivamente profondo e consolidato in materia. Da qui, parlando insieme, è nata l'occasione che oggi presentiamo ai nostri ascoltatori di dedicare un appuntamento mensile dell'Ex Talk Show proprio al public speaking e oggi iniziamo con un incontro introduttivo che chiaramente poi aprirà a un dialogo comune con chi ci ascolta per sviluppare e snocciolare i temi dettagliati. Oggi ci siamo detti di partire con un'introduzione generale proprio a cos'è il public speaking, come si forma un discorso secondo le basi, vedere un po' l'ABC. Sì. E lì, in maniera quasi un po' così a sorpresa, colpo di scena, tu mi hai parlato subito, Alessandro, parliamo di Cicerone. Come mai Cicerone? Ma guarda, Cicerone è il numero uno sul public speaking di tutti i tempi, nel senso che lo studioso di public speaking, ma non solo lo studioso, anche l'attore del public speaking, perché l'ha vissuto lui in prima persona, più studiato di tutti i tempi, e in particolare gli americani che oggi ci danno lezioni sul public speaking, nel senso che tutti, anche le pubblicazioni più importanti sul tema in questo momento sono loro, prima di tutto studiano Cicerone
lo prendono proprio a modello. Tu pensa che vabbè, è famoso il parallelo che è stato fatto da una giornalista del Guardian tra Obama e Cicerone per lo stile comunicativo, ma tu pensa che John Adams, che è stato il secondo presidente degli Stati Uniti, lo prese proprio a modello per la sua carriera e per la sua oratoria. Quindi Cicerone è presente su tutti i banchi, su tutte le scrivanie di coloro che intendono studiare public speaking. Un po' meno lo è qui in Italia, perché noi siamo maestri poi nel come dire, andare a prendere più dall'estero che non dalle nostre, ma non c'è dubbio, che dalle nostre diciamo che radici. Abbiamo una grande gentilezza, ecco, una gentilezza interiore che prevede il fatto di cediamo i nostri asset più importanti, poi riconfezionati ci vengono venduti, li paghiamo anche a caro prezzo. Però è stata questa l'occasione per dire, vedi, caso vuole che Cicerone è anche ricordato come forse uno dei, forse il primo avvocato superstar, chiamiamolo così, o veramente noto della storia, e abbiamo pensato probabilmente può essere interessante anche sulla base di questa connessione proporlo a chi ci ascolta. Che, guarda, sicuramente è intanto il più grande avvocato di tutti i tempi, questo è indiscusso. E poi, per quanto riguarda il public speaking, è un modello universale ed è il modello più efficace da 2000 anni. È molto interessante quanto ci dice Cicerone, perché si adatta perfettamente a quella che è anche a quella che è la nostra di epoca, anche perché vedi, poi noi siamo molto presi nelle nostre comunicazioni dagli strumenti. E quindi ci soffermiamo su, partendo, no, per uno speech, anche tante volte dalle slide, da altri strumenti di questo tipo, che invece vengono dopo, quelle sono delle tecnicalità. È bene andare proprio al cuore del public speaking, e Cicerone ci riporta proprio su quelli che sono, su quelle che, come dicevi tu, sono le basi, cioè sono i pilastri su cui andarsi a basare per parlare in pubblico. Beh, è evidente che qualsiasi sia il campo poi in cui un professionista, un avvocato svolge la professione, dal civile al penale, poi ci sono delle magari gradazioni, si dice, insomma, si è sempre detto che il penalista è chiaramente più esperto nell'arte oratoria magari del civilista, tendenzialmente ognuno ha delle proprie opinioni, però comunque si eserciti la professione, parlare bene con il cliente, parlare meglio con il giudice quando necessario, o parlare ai convegni per la diffusione e sviluppo della cultura giuridica, è sempre una necessità molto importante. Io ci siamo detti che nelle prossime occasioni andremo a dare dei tutorial, degli input specifici per ognuna di queste occasioni. Oggi però in generale andiamo a parlare proprio di un processo, una regola aurea che si applica trasversalmente a qualsiasi di queste situazioni, che potrebbe essere effettivamente comodo per l'avvocato che ci ascolta tenere a mente. Da dove si comincia, secondo Marco Tullio Cicerone, a elaborare il discorso? Guarda, allora, intanto, prima di introdurre il modello di Cicerone, vorrei dire una cosa a beneficio di chi ci sta ascoltando sul public speaking, perché vedi, quando parliamo di public speaking si immagina sempre, come dire, il discorso di Obama o quello di Martin Luther King, quindi questi discorsi a folle oceaniche su di un pulpito. Il public speaking è materia per tutti, cioè il public speaking è semplicemente l'arte del parlare in pubblico, che non necessariamente deve essere l'arte di parlare a 100 persone, ma anche il momento in cui noi ci troviamo a gestire, come dicevi tu, un incontro con il cliente, una riunione, abbiamo 5-6 persone davanti, già quello è public speaking. Questo certo. lo dico subito, nel senso che molte volte le persone dicono, ma che c'entro io col public speaking, che c'entro con la conferenza a 200 persone? Non è solo quello, ma il public speaking veramente riguarda la vita di ognuno di noi e di tutti i giorni. E Cicerone ci dà un modello molto interessante. Intanto ci dice due cose inizialmente. Ci dice, per parlare bene in pubblico dobbiamo partire A, dall'obiettivo, quindi aver chiaro che cosa vogliamo comunicare, che cosa vogliamo portarci a casa dalla nostra comunicazione, ok? Questo è fondamentale, perché tutto ciò che noi andremo a costruire nel discorso, andremo a dire, deve andare a puntare, deve andare a rifarsi all'obiettivo. E B, all'interlocutore, per cui dobbiamo non essere autoreferenziali, che è uno dei principali errori che si fa nel public speaking, ma essere totalmente rivolti all'interlocutore. Dobbiamo andare a elaborare un discorso
con paradossalmente gli occhi e le orecchie di chi ci, in alcuni casi ci leggerà e di altri, in altri ci ascolterà. Cioè dobbiamo porci sulla linea d'onda dell'interlocutore e non sulla nostra, quindi andare a calibrare il nostro discorso sull'età dell'interlocutore o degli interlocutori, il genere, il carattere che ha, ma anche lo stile di vita, il suo tipo di comunicazione, lo stile comunicativo. È fondamentale fare questo e prenderti questo è l'aspetto. Sì, io perdonami, l'interruzione era solo per darti un feedback al volo. È un aspetto che chiunque eserciti o abbia esercitato anche per un periodo ristretto della propria vita o carriera effettivamente mette in pratica, ed è la cosa che distingue probabilmente il praticante appena arrivato all'università all'avvocato magari invece con una esperienza concreta, perché non, come dire, sempre effettivamente questa è la parte su cui forse noi avvocati siamo più forti, perché quando capiamo dopo 100 clienti di un certo tipo, di una certa età, che non ti seguono tanto, si impara una lingua diversa da quella che si è studiata magari nelle facoltà e si mette in pratica. Però è bene ripeterlo e ricordarlo, perché Edoardo effettivamente lo si dà poi per scontato, e certe volte invece trovi dei colleghi che dalla torre d'avorio, chiusi, serrati, non si fanno capire. Non vanno esatto. All'obiettivo, non calibrano al target, quindi il target effettivamente è una delle cose più importanti, che poi paradossalmente è importante anche per i giudici. Insegnavano avvocati molto più anziani di me, di quando poi ho iniziato la mia pratica, che anche il giudice fa parte di questa categoria, quindi il target, anche il giudice effettivamente è un target, soprattutto assolutamente per un avvocato è fondamentale come dire, conoscere il più possibile quel giudice, proprio per poter calibrare la sua ringa e il suo public speaking in aula proprio in base a quello che è anche lo stile del magistrato, del giudice di riferimento. Quello che ci dice Cicerone quindi è attenzione all'obiettivo e all'interlocutore. Questi due sono le colonne su cui voi andate a costruire il discorso, e poi ci dà 5 passi. Li illustro con nomi latini e con in latino e li vado a spiegare. Allora, il primo è l'invenzio è la ricerca di quelli che sono gli argomenti, ovvero la prima cosa da fare, ci consiglia Cicerone, è andare a ricercare, avendo presente l'obiettivo e il target, gli argomenti del nostro discorso. Tante volte che cosa facciamo? Andiamo già subito a dare un ordine ai nostri argomenti, andiamo a cercare le parole giuste. Cicerone ci dice no. Prima cosa, andate sui concetti, quindi mettete a terra quelli che sono i concetti, mettete a terra tutti i concetti che in un primo momento ritenete in linea con il vostro discorso, pertinenti al vostro discorso, poi avrete tempo di andarli a selezionare. Come possiamo fare questo? Scrivendo e andandoci a puntare senza filtro tutto ciò che ci può essere utile. Meglio ancora, ti dico, se su fogli grandi oppure su post-it, perché aiutano il flusso di pensiero e ci aiutano poi a sistematizzare. Okay. E quindi questo è il primo passo, che si chiama invenzio. Il secondo è disposizio, che è l'organizzazione degli argomenti secondo un criterio. Per intenderci un po' quella che a scuola chiamavano come scaletta, no? durante l'elaborazione dei temi, cioè quello di andare a rivedere tutti questi argomenti che noi abbiamo messo sul tavolo per il nostro discorso, andarli a questo punto a selezionare e a dargli una priorità, e in questo caso avremo una disposizione, quindi faremo una cernita di questi argomenti, capiremo quali vanno bene, quali no, e a quelli che vanno bene diamo priorità e ordine. Quindi a questo punto avremo dei concetti già un po' più sistematizzati, selezionati e sistematizzati. Questo si chiama disposizio. Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. Questo programma è offerto da... Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Tecno
Tecnotoga, la prima app degli avvocati per gli avvocati. Con Tecnotoga, l'approvazione informativa in ambito legale arriva direttamente sul tuo smartphone. Promuovi e sviluppa una community di avvocati dinamica, collaborativa e aperta. Tecnotoga è un'applicazione gratuita, sviluppata dal Consiglio nazionale ed è solo all'inizio. E tu, che aspetti? Scarica subito la prima app degli avvocati per gli avvocati. Tecnotoga, l'informatica al servizio dell'attività. Use Law Web Radio, powered by infordata.net. Visit the website www.infordata.net. Infordata, your technology partner. This is Lex Talk Show, where we talk about legal innovation and technology. Vision, trends, and tools for the modern lawyer. Tra l'altro pensavo, giustamente per la parte numero uno, l'invenzio, anche tu consigli in generale di riutilizzare nuovamente con più convinzione la penna, quella, l'arte insomma di scrittura senza il dispositivo sì. tecnologico. Assolutamente, guarda, con questo ci sono degli studi che vanno a dimostrare quanto scrivere con la penna e non con la tastiera faccia fluire meglio il pensiero. Anche perché nell'invenzio è fondamentale la creatività, quindi noi dobbiamo riuscire a far fluire molto bene il pensiero e il fatto di usare carta e penna ci aiuta notevolmente. Mi permetti di aggiungere anche un'altra cosa, probabilmente che è implicita nella descrizione dell'invenzio che abbiamo appena fatto. Ormai spesso, per preparare un discorso, si può cadere nell'errore di approfittare troppo di Google, di quello che trovi già fuori, quindi paradossalmente il discorso viene quasi creato con un procedimento deduttivo, nel senso che si prendono le perle che girano in questo caso nel web, si mettono insieme e poi vedi quello che esce fuori. Di parlare di invenzio invece, se ho ben capito, è diverso, perché c'è una fase elaborativa e di creatività che poi porta tu stesso a un procedimento invece induttivo a scrivere con il tuo pugno i principi e i punti che poi andrai a trattare successivamente, organizzare con la disposizione. Ecco, questo è un, forse assolutamente è una cosa da rimarcare che non fa male, perché altrimenti spesso e troppo spesso si leggono scritti o si vedono anche discorsi invece frutto di copia e incolla senza una fase elaborativa che è precedente, prodromica probabilmente a quella di invenzione. Sì, sì, sì. Guarda, quando Cicerone parlava di invenzio si rifaceva al verbo invenio latino, che significa trovare prima di tutto, prima ancora che inventare. Pensa quando facciamo per esempio l'inventario non ci andiamo a inventare nulla, ma andiamo a, come dire, ritrovare delle cose che abbiamo in un determinato luogo. Questo perché lo sto dicendo? Perché Cicerone faceva riferimento all'invenzio come andare a ripescare questi argomenti dentro di sé, cioè a uno studio precedente col quale le avevamo conquistati. Okay. Quindi sicuramente, come dire, da una parte questa ricerca ha bisogno, quello che dicevo prima, di creatività, e il flusso di pensiero che sia libero è, questo è fondamentale. Dall'altra però ci si aspetta che l'invenzio sia frutto di uno studio e una ricerca consapevole, su cui, come dire, la rete in gran parte ci aiuta, ma in altra parte poi ci canna, come tu dicevi. Chiarissimo, chiarissimo. E quindi una volta fatta la parte, diciamo, positiva, nel senso di poietica, cioè di aver creato, li vado a prioritarizzare, esatto, creiamo esatto. Una gerarchia anche, sempre in base al target, obiettivo che ci siamo detti in prima battuta. Terzo punto, dopo l'invenzio e la disposizione, quello di trasformare questi concetti, che a questo punto io mi ritrovo un po' disposti e nei quali ritrovo una priorità, in parole. Cioè questi concetti devono diventare parole, e questa terza fase si chiama elocuzio, che è l'adattamento delle parole agli argomenti. Cioè quando bisogna trovare le parole, ok? Dobbiamo far questo, cioè dobbiamo trovare le parole, e le parole per far sì che uno speech possa essere incisivo devono essere il più possibile brevi
e anche le frasi devono essere brevi. Dobbiamo ricercare la brevità, perché la brevità è una nostra alleata, soprattutto è un'alleata dell'incisività, ok? Va a potenziare quello che è il nostro discorso e non fa distrarre l'interlocutore. Pensa che si dice che uno dei più famosi discorsi della storia, quello di Lincoln dopo la battaglia di Gettysburg, è stato formato da 275 parole, la cui parola più lunga era formata da 4 lettere. E pensa che è un discorso che durò, da quello che ci dicono le fonti, 3 minuti ed ebbe 6 minuti di applausi. Allora, adesso è vero che in italiano andare a ricercare tutte parole di 4 lettere non più lunghe è praticamente impossibile, su questo ci aiuta l'inglese, però dobbiamo andare a ricercare comunque parole brevi e frasi anche brevi. Certo, ci si può sempre esercitare, e poi mi permetto di aggiungere che per esempio anche l'aggettivo unico, tra i vari significati, sia quello di essere molto concisi, sintetici, ma anche incisivi, quindi effettivamente, esatto, come dire, ci torna nel senso che nello stesso significato delle parole è poi implicito il fatto che breve è effettivamente incisivo. Ora poi anche le lezioni americane di Calvino avrebbero qualcosa da ridire sulla rapidità, quindi probabilmente solo spunti, ecco, di un povero giurista che non è solamente un letterato. Quindi invenzio, disposizio, l'elocuzio, trovare le parole. Spesso invece tutti pensiamo prima alle parole, perché questo è il principale errore che si fa, cioè noi andiamo a ricercare direttamente le parole, andiamo a ordinare le parole tra loro, quando invece dobbiamo partire prima dal trovare quelli che sono i concetti, poi di andare a dare un ordine a questi concetti, e infine questi concetti diventano parole. E il quarto passo, il quarto punto che ci consiglia Cicerone è quello legato alla memoria, infatti si chiama proprio memoria il quarto punto che Cicerone ci propone, cioè ci dice: guarda, gli argomenti che tu hai trovato, hai disposto, hai fatto divenire parole, cioè tutto questo non serve a niente se poi alla fine, quando è al dunque, quando sei sulla scena e fai il tuo discorso, non te lo ricordi più. Quindi è molto importante la memoria, proprio come possesso di quegli argomenti e di quelle parole all'interno della propria mente. E ti dico, questo dei passaggi un po' più complicati oggi. Perché? Perché in epoca passata la memoria era continuamente, costantemente esercitata. Oggi non voglio dire che non lo sia sempre di meno, già solo ricordarsi a memoria un numero di telefono può essere un'impresa, o la lista della spesa, o cose di questo tipo, e questo va a danneggiarci il momento in cui poi noi da memoria abbiamo bisogno. E allora il momento in cui andiamo in pubblico a realizzare un discorso, a esporci, noi la memoria la dobbiamo avere. Allora, che cosa consiglio questo? Lui aveva proprio un modello, adesso è un po', come dire, non riusciamo con i tempi ad approfondirlo, però si lega alla memoria visiva. Quindi il consiglio che dava Cicerone sulla memoria era legato alla sua teoria dei loci, cioè dei luoghi, ovvero quello di legare i concetti a delle immagini, perché legando i concetti alle immagini riusciamo a ricordare quei concetti. È come quando andavamo a fare gli esami e a un certo punto, andando a ripescare un concetto nella mente, lo vedevamo in pregio nel nostro quaderno di appunti o sul libro. La visiva in questo ci aiuta molto. Quindi il primo consiglio che lui ci dà è proprio quello di andare a legare un determinato concetto a una determinata immagine. E dall'altra, il consiglio che do io oggi, perché non siamo all'epoca di Cicerone ma siamo al 17, è quello di esercitare la memoria il più possibile ogni giorno. Cioè, per chi fa l'avvocato, avere una buona memoria è necessario, è imprescindibile. E quindi partire veramente azioni quotidiane, come dicevo prima, ricordarsi la lista della spesa o dei numeri di telefono, eccetera, sono tutti esercizi che ci allenano a tenere esercitata la memoria, in maniera tale che quando dobbiamo esercitarla riusciamo. Chiarissimo, invenzio, disposizio, elocuzio e memoria, e poi non c'è la parte... E memoria. Poi... l'ultimo passo è quello che lui chiama actio. Okay. Che cos'è l'actio? È lui la voce, la gestualità, in modo adatto rispetto agli argomenti e alle parole. Quindi di fatto è l'inserimento della dimensione paraverbale e non verbale. Quindi quella che è legata da una parte alla voce,
quindi al volume, al tono, al ritmo, pause, queste vanno studiate. È non verbale, quindi a tutto il linguaggio del corpo. Pensa che noi abbiamo i tre livelli della comunicazione, che sono verbale, paraverbale e non verbale. Quando noi andiamo a fare un discorso ci soffermiamo sempre e solo sul verbale, cioè quali sono le parole che devo dire, quando le dico, ok. Secondo gli studi degli psicologi della comunicazione, e guarda, su questo sono tutti concordi, nel senso che le percentuali variano di poco, tu pensa che fatte 100 queste tre dimensioni di comunicazione, il verbale pesa il 7%. Molto molto impressionante, molto impressionante. Sì, perché sì, per cui il 90% poi per l'efficacia della comunicazione lo dobbiamo a paraverbale e non verbale, e allora è bene prepararsi anche su questo, quindi su questo anche andare a fare delle prove, a capire se effettivamente quelle parole che io vado a dire le dico con un tono di voce adeguato, faccio delle pause al momento giusto, il ritmo com'è, è troppo accelerato e quindi come dire non do tempo di farmi comprendere, oppure è troppo lento e quindi non riesco a conquistare l'attenzione dell'interlocutore. Tutto questo ce lo dobbiamo chiedere, perché sennò corriamo il rischio di preparare un discorso che da un punto di vista di parole è perfetto, che però poi nella messa in scena perde completamente. E l'altro è il linguaggio del corpo, laddove la gestualità deve essere sempre legata alle parole che andiamo a dire. Dobbiamo stare attenti anche a quella che si chiama prossemica, quindi dove effettivamente ci disponiamo e in che modo col nostro corpo quando parliamo e facciamo un determinato discorso. Chiarissimo, chiarissimo. Ecco perché forse spesso e volentieri anche avere la possibilità di riascoltarsi e rivedersi, magari anche con dei video, credo che sia sempre di insegnamento e fonte poi di miglioramento. Quindi mi veniva in mente una suggestione: la differenza a questo punto tra comunicazione scritta e comunicazione verbale immagino sia effettivamente siano su due mondi completamente diversi. Guarda, sì, cioè nel senso che quando tu inizi a progettare una comunicazione, se è scritta o se è in pubblico, chiaramente cambia completamente il modo in cui vai a progettarla, le parole, la forma, eccetera, cambia tutto. Però ti posso dire, per esempio, nella sequenza di progettazione, siamo coerenti, per cui se tu togli l'axio, diciamo che comunque la struttura che tu puoi mantenere è sempre questa, perché anche quando vai a scrivere un'email, uno degli errori principali che si fa è partire subito, no, a scrivere immediatamente, senza aver chiari i concetti nella mente, e partire subito a digitare. E questo ti fa perdere molto tempo, perché tu scrivi, mentre stai scrivendo torni indietro e cancelli, quando tornando indietro e cancellando nel frattempo non stai facendo fare alla tua mente quello che è un giusto flusso creativo, e quindi ti vai a perdere anche dei pezzi, e quindi vai a mescolare un po' insieme tutte le fasi, e questo non va bene. Quindi anche lì, se noi partissimo con l'invenzio, questa ricerca di argomenti, poi andassimo a dare una priorità a questi argomenti, poi a cercare le parole, eccetera, saremmo veramente un passo avanti. Senti, una domanda, per esempio, su questo aspetto mi viene fuori una battuta che leggo spesso su alcuni gruppi di Facebook. Ci sono tanti avvocati che fanno chiaramente delle lecture, delle letture, degli interventi in convegno, anche in dei master, alcuni in master dedicati alla comunicazione nell'ambito legale facevano delle slide in cui probabilmente seguivano i 5 punti appena esposti, ma il goal, l'obiettivo che si davano non era una comunicazione orale efficace, ma una comunicazione scritta, e quindi avevi l'immagine dell'oratore con alle spalle le slide in proiezione con 600-800 parole slide che neanche a starci a un metro le puoi leggere, quindi erano più che altro, come dire, un testo scritto copiato e incollato su PowerPoint. Ecco, questo fa molto pensare. Questo fa molto pensare, ma ti dico, è uno degli errori più comuni. Quando io inizialmente dicevo perché è importante Cicerone, perché ci riporta ai punti fondamentali della comunicazione e non agli strumenti,
mi riferivo proprio a questo, mi riferivo proprio a questo, perché oggi, avendo a disposizione, per esempio, per andare a fare uno speech in pubblico, le slide, io parto dalle slide, vado a elaborare le slide, e a quel punto, una volta che ho le slide pronte, cerco di progettare il mio intervento in base alle slide che ho realizzato. E questo è quanto di più dannoso per noi, nel senso che ricordiamoci che le slide, ma come gli altri strumenti, sono dei supporti. Che vuol dire? Vuol dire che ce ne dobbiamo servire per un'efficacia nel public speaking. Quindi io intanto devo partire dal public speaking, chiedermi, dopo che ho messo a terra e progettato il mio discorso, se le slide mi servono, perché in alcuni casi possiamo anche risponderci di no, e se mi servono, che tipo di slide. E intanto, in linea di massima, le slide, poi magari di questo ne parleremo in un incontro dedicato, però devono essere sempre molto con molte immagini, quindi molto visive e anche molto brevi. Pensa per esempio a quelle che erano le slide di Steve Jobs. Erano evocative, non erano descrittive. Esatto. Evocative, due, tre parole, un'immagine. Le slide sono sempre un supporto, e quindi questo ce lo dobbiamo ricordare. Se no corriamo il rischio di preparare le slide e poi passare tutto l'intervento a guardare le slide perché siamo partiti da quelle. Esatto, no? Questo è uno spunto molto importante che ci deve ricordare effettivamente che il discorso è un altro e lo devi preparare e possedere su una chiavetta diversa, insomma, che è quella rispetto a quella che contiene le slide. Sicuramente, Edoardo, che è quella della memoria, esatto, che è la più preziosa e che in teoria ha infiniti gigabyte, non devi anche prendere estensioni. Quindi mi sembra una giusta osservazione, è anche ecologica. E direi sicuramente, ecco, uno spunto che metterò io stesso subito in pratica è quello di ripreparare, riutilizzare la carta, quindi la scrittura manuale, anche per preparare una comunicazione, per esempio, di un sito, insomma, di servizi legali che devo andare a rielaborare nei giorni prossimi, e ti farò sapere come mi trovo. Per lasciare un messaggio a chi ci ascolta, ci siamo dati come obiettivo, oggi partiamo nel 2017 con queste trasmissioni sul public speaking, e abbiamo dato un po' una traccia iniziale. Le prossime volte andremo su temi più verticali. Voi te la senti di provare a indicarne tre o quattro che già oggi abbiamo un po' toccato, così come dire, possiamo un po' invogliare, un po' magari già dare qualche alternativa a chi ci ascolta? Chiaramente poi gli ascoltatori, tramite Facebook, che è lo strumento più utilizzato, la YouSlow Web Radio, potranno anche, insomma, fare delle osservazioni, o privatamente, come spesso poi accade, tramite Telegram, potete, insomma, richiedere una di queste. Mm-hmm. Quindi se ti va di esprimere tre o quattro punti che ti verrebbe bene trattare a questo punto, la prima settimana di febbraio. Sì, ma guarda, io proverei a fare una cosa diversa, che è quella che ti proponevo. Ovvero quella, visti un po' i temi di cui abbiamo parlato oggi, abbiamo accennato più che altro oggi, quello di ricevere spunti, domande, curiosità da chi ci sta ascoltando. Nel senso che mi piacerebbe che il mio intervento possa essere veramente di utilità per voi, e quindi di andare a costruire quelle che saranno le prossime puntate, proprio partendo dalle domande che chi ci ascolta ci farà su questi temi. Sicuramente, come dire, i temi sono quelli legati alla comunicazione in pubblico nei suoi livelli, per cui il verbale, il paraverbale, il non verbale, quindi mi potrò soffermare su come scegliere le parole giuste, che tipo di parole scegliere, che tipo di parole evitare, il paraverbale come deve essere, quindi effettivamente come capire se il volume è quello giusto, se il ritmo è idoneo al nostro tipo di comunicazione, quando fare le pause, come, quindi potremo parlare anche di questo, come del linguaggio del corpo, quindi anche qui di tutti più che altro gli errori che si tendono a fare quando si parla in pubblico. Però lasciamo, hai detto bene, l'ultima parola a chi ci ascolta. Io, Edoardo, ti ringrazio intanto per oggi. Esatto. Ho apprezzato, insomma, questo inizio di anno, e ci diamo un appuntamento con te la prima settimana di febbraio. Oggi è
la prima puntata di Public Speaking 11 gennaio 2017, trasmessa su Uslo Web Radio. Ti ringraziamo nuovamente, Edoardo, e ringrazio anche gli ascoltatori dell'Ex Talk Show. Diamo l'appuntamento invece ben prima con chi ci ascolta a mercoledì prossimo, 18 gennaio, per una puntata invece sul marketing legale con una persona che ha un track record discreto e importante in materia. Grazie ancora e auguro nuovamente a tutti un buon inizio di anno anche lavorativo. Edoardo, un caro saluto, grazie. E grazie molte. Grazie a voi Alessandro per l'invito e allora sentirci a febbraio, nel frattempo buon public speaking a tutti. Grazie, un abbraccio. This is Lex Talk Show, where we talk about legal innovation and technology. Vision, trends, and tools for the modern lawyer. Questo programma è stato offerto da... L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo, da quasi 40 anni, lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.